riempimento del fermentatore. Ora bisogna versare nel fermentatore circa 3-5 litri d'acqua fredda. Il mosto raffreddato, altrimenti si ossigenerebbe, ed infine acqua fredda nella quantità indicata sulla confezione o nel sito dell'azienda. A questo punto si deve misurare la densità iniziale del mosto. Useremo un densimetro, che deve galleggiare nel mosto con la parte più grande e pesante verso il basso. La densità si legge guardando la scala del densimetro a livello del mosto e la misura si prende sulla tacca che rimane a livello del liquido. La temperatura deve essere prossima ai 20 gradi, poiché il densimetro è tarato per questa temperatura. Il campione prelevato va buttato via e non rimesso nel fermentatore per evitare ogni possibile contaminazione del mosto. Aggiunta del lievito. Quando la temperatura indicata dal termometro adesivo posto sul fermentatore è intorno ai 20-22 gradi, bisogna aggiungere il lievito, precedentemente reidratato o direttamente dalla bustina, e mescolare energicamente per circa 30 secondi.